parliamo di Messina e provincia. Sì, qua parliamo di Messina e provincia. Ovviamente c'è il settore che viene aggregato come fiere, convegni, eventi, spettacoli e discoteche, che in questo momento oscilla il calo del fatturato dal 40 al 98%. Calo del fatturato, che per qualcuno 98% significa che hanno fatto zero. Nulla, praticamente nulla. Poi c'è il settore ovviamente quello alberghiero, dove vediamo gli hotel che scendono da un meno 47 a un meno 61, il range di riferimento, i B&B da un meno 31 a un meno 49. E poi c'è tutto l'indotto per caduta di quello che è il catering, quindi degli eventi matrimoni, quindi battesimi, comunioni, feste di laurea, compleanni, dove infatti là vediamo un calo notevole. Se noi prendiamo l'abbigliamento in generale, ha un calo del 45%. Se noi poi lo splittiamo nel settore cerimonia, abbiamo da un meno 59 a un meno 73. Calcoli che abbiamo fatto noi come Confcommercio, Centro Studi, siamo con 3 miliardi e 1 miliardo e mezzo di euro perso, diciamo, come spesa interna. Questo ovviamente ci fa capire che la crisi morde fortemente soprattutto i piccoli e medi imprenditori. La spesa che è stata effettuata si è trasformata ovviamente ed è andata a finire attraverso i canali digitali. Noi sappiamo che la provincia di Messina non è che in questo senso eccelle. C'era stato qualche segnale di ripresa per quella che è la vostra fotografia? Sì. Allora, giugno e luglio, bene o male, sono andati molto bene in tutti i settori. Restano aperti, però l'impatto che hanno queste misure, cioè effettivamente rischiano di far precipitare ulteriormente questi dati? Ma sì, perché di fatto è un'apertura, è un falso lockdown che loro hanno, perché ci sono più fattori. Le persone usciranno meno, ovviamente ci sono delle regole da cui attenersi. Ci saranno meno soldi in circolazione, la nostra economia sarà gravemente, ulteriormente danneggiata per tutta la cassa integrazione, quindi ci sarà meno disponibilità economica, quindi comunque le persone continueranno a spendere meno. Qual è il sentimento di chi è in prima linea, che lavora, che si è visto chiudere di nuovo? È un sentimento di paura. Paura perché ci rendiamo conto che dal punto di vista nazionale, soprattutto, non si riesce, diciamo, ad avere le risorse che invece in altri paesi europei sono state investite per mantenere vivo diciamo, quello che poi è il settore produttivo. Diciamo oltre il 50% ha avuto questo ristoro, che ovviamente è un ristoro che in percentuale, in termini, volendolo paragonare per esempio a quello che hanno dato a un ristoratore, se facciamo un esempio di un ristoratore tedesco, siamo a un decimo. Oh, 600 aziende solo del messinese non riapriranno. Allora, alcune aziende, già sappiamo che c'era una grave crisi, quindi molte aziende, come dico io spesso, concedetemi, stavano in piedi per virtù dello Spirito Santo. Però in questa situazione riuscivano a stare in piedi e bene o male le famiglie avevano qualcosa da mangiare, andavano avanti, non erano aziende sicuramente sane. Però noi non dobbiamo in questo momento farle cadere giù. Non deve essere il Covid, io già lo dicevo in precedenza, lo ridico ad oggi, sono aziende che non devono cadere per il Covid. Poi se c'è un'incapacità imprenditoriale, per carità, Cadrebbero ugualmente. Esattamente, ma non deve essere il Covid. Io mi rifiuto che sia il Covid a fare cadere queste aziende. Quando si riaprirà, se si riaprirà, ovviamente non si arriverà subito al regime, quindi le aziende continueranno a perdere perché la gente c'ha meno soldi, perché non sono arrivate, come voi sapete, soprattutto in Sicilia abbiamo avuto problemi con le casse integrazione, quindi c'è meno liquidità in giro. Le banche
non hanno fatto la loro parte, oltre che lo Stato. Quindi questo qua non consentirà di ripartire in fretta e diciamo al 100% del sistema. Quindi bisognerà ancora creare un sistema misto. Da un lato le aziende ripartono, dall'altro lato devi, attraverso defiscalizzazioni, attraverso sistemi appunto di aiuti tributari almeno, se non di liquidità, continuare a mantenere in piedi il sistema. Se no, ripeto, ci troveremo con un'altra cosa che non è l'Italia. L'Italia è il bel paese perché ci sono le piccole e medie aziende. Però io voglio essere non ottimista, voglio essere realista. In realtà dentro gli imprenditori, i piccoli e medi imprenditori, c'è una grande capacità di resilienza. Quindi magari tu troverai l'azienda che chiude, però quello che sa fare il fornaio ritornerà a fare il fornaio e mangeremo ancora dell'ottimo pane. Noi rischiamo di far saltare il Natale. Il Natale rappresenta per molti almeno il 30% del loro fatturato, per moltissime aziende. Il Natale, solo il comparto commercio in Italia pesa 30 miliardi di euro. Dobbiamo riuscire a convincere tutti e ad agevolare tutti affinché i soldi restino in città. Questo è come dire, è la scommessa. Se manteniamo il denaro in città e non lo consegniamo alle grandi major, ovviamente noi abbiamo sviluppo. Se invece tutto il nostro denaro va a finire in un'azienda che fattura in Polonia, piuttosto che fattura in qualche paradiso fiscale, secondo me qualche problema in più ce l'avremo in futuro.